C'è l'unità vera, quella di cui parla Gesù nel Vangelo, che fa la Chiesa, salva e conduce alla vita eterna, e l'unità finta come quella degli accusatori di Paolo, che non ha consistenza e porta alla divisione. Nell'omelia della Messa a Santa Marta, Francesco prende spunto dall'odierna liturgia della parola per soffermarsi sulla grande vocazione a cui siamo stati chiamati, l'unità con Gesù, mettendo in guardia dalle unità finte che si creano solo per sparlare e condannare le persone. Un metodo, sottolinea, con cui è stato perseguitato Gesù, Paolo, Stefano, i martiri, ma molto usato pure nel nostro tempo. E anche in una misura più ristretta succede lo stesso nelle nostre comunità parrocchiali, per esempio, quando due o tre incominciano a criticare un altro, e incominciano a sparlare di quello e fanno una unità finta per condannarlo, si sentono sicuro e lo condannano mentalmente, no? Come atteggiamento, poi si separano e sparlano uno contro l'altro perché sono divisi, no? Per questo il chiacchiericcio è un atteggiamento assassino, perché uccide, fa fuori la gente, fa fuori la fama della gente.